In piena emergenza coronavirus, in piena emergenza Covid-19, ci sono un sacco di esercenti che si stanno dando da fare, no? Per dare una mano, non per aprire il locale, diciamo, per cercare di recuperare ciò che è difficile recuperare, ma per dare una mano, insomma, a chi è in prima linea. Siamo a pediatria e c'è anche, insomma, la pasticceria Le Sablon, praticamente. Si è spostata ed è arrivata qua. Perché? Ah, siamo venuti qua perché, insomma, dare un segnale che stiamo dando un po' a tutti, sia come categoria, sia come Padova non si ferma con i ristoratori e pasticceri, però sicuramente vogliamo dare anche un sorriso a sti ragazzi, ai nostri dottori, ai nostri infermieri, chi, insomma, si sta facendo veramente il mazzo per noi, per tutti, insomma, omaggiandoli con delle uova di Pasqua, naturalmente artigianali, fatte con criterio, eccetera eccetera, dando un'ottima qualità. E abbiamo fatto un po' misto, hai capito, tipo il nocciolotto, perché no, l'uovo classico, e invece di incartarlo con un sacco di carta abbiamo messo una borsettina che è molto più elegante, secondo me. E poi abbiamo accompagnato anche tutte delle ovettine, scusami, dei pulcinetti, tutte le varie tipologie che rappresentano Pasqua, che possono andare anche i bambini più piccoli, magari, perché dare un uovo grande a un bambino che non può mangiarlo magari è anche un po' assurdo. Allora gli facciamo un regalino che sia per ogni persona l'ideale, ecco. Quindi voi cercate in qualche modo di portare sollievo a chi qua lavora, ma anche a chi qua è obbligato. Sì, anche chi è obbligato. Infatti con Padova non si ferma, con i ristoratori stiamo continuando a portare i pasti a mezzogiorno e alla sera anche alla Croce Verde, e ci spostiamo anche a Schiavonia in alcuni casi, perché insomma è sempre piacevole aiutarli e viene soprattutto apprezzato dalle persone che ricevono queste cose. Spesso e volentieri ci mandano le mail, ci chiamano proprio per darci il loro consenso e la loro felicità, perché dicono proprio che con questi gesti molto semplici in realtà gli danno la forza di andare avanti, e per noi è un piacere assoluto.